Joy, dove sei? Joy, dove ti sei nascosto? Eccolo qua. Dai che andiamo. Oggi facciamo una nuova prova di autonomia in strada extraurbana. Spero di passarci. Tu non vuoi venire con noi? Ho preparato la macchina per te. Partiamo, andiamo al lago di Braies. Facciamo tutta la prova, praticamente non tutta, ma quasi, in strada extraurbana. E quindi vediamo cosa consuma Tesla Model 3 fuori dalle autostrade. Dai che ti prendo adesso, ragazzo. Joy si nasconde perché non è che gli piace tanto viaggiare in auto, però lui è piccolo, si deve abituare. E noi ci muoviamo abbastanza. Adesso lo metto in macchina e si parte. Caldo, ragazzi, oggi. Eccoti qua. Naturalmente prima ho preclimatizzato l'abitacolo perché lui non si prendesse una scaldata. Oggi Joy è assicurato con la sua pettorina e con questo dispositivo di sicurezza in modo che non salti davanti. Oggi ti abbiamo fregato. Verifichiamo l'itinerario, vediamo un po' quanti chilometri oggi dobbiamo fare. Abbiamo la batteria parecchio scarica perché siamo al 58%. Vediamo se questa percentuale di batteria ci basta per arrivare al lago di Braies e a tornare. Allora imposto subito la navigazione. 133 km in 2 ore 18. Vediamo se è così, ragazzi. Possiamo partire, apriamo il nostro bel cancello. Ho cambiato le impostazioni di viaggio escludendo i tragitti a pagamento, quindi le autostrade. Questo perché la prova di oggi verte sul fatto di viaggiare solo ed esclusivamente in strade extraurbane, quindi in autostrada, e di fatto dovrebbe essere una prova all'incirca un 280-270 km. Faremo tutta su strade extraurbane. L'andata è in salita perché stiamo andando verso il lago di Braies e poi il ritorno sarà in discesa. Come vi dicevo all'inizio, ho la batteria che è al 57%. Oggi fa abbastanza caldo, quindi viaggeremo sicuramente sia andata che ritorno, credo, con il clima. In più c'è anche Joy che ha bisogno di ulteriore fresco. E quindi se volete scoprire cosa consuma la Model 3 in strada extraurbana con il clima acceso, cerchi per 19, seguitemi che andiamo a fare un giro in questo bellissimo lago che sicuramente molti di voi conosceranno. Oggi ho portato anche il drone, vediamo se riusciamo a fare un volo sul drago. Scusate, vediamo se riusciamo a fare un volo sul lago di Braies, che è veramente spettacolare. Ci sarà sicuramente anche l'opportunità di mangiare qualcosina, niente di eccezionale, un panino, sapete, oggi devo stare un po' a dieta. Ma la notizia di oggi è che mi sono accorto di avere il vetro, quindi il parabrezza anteriore della mia Tesla, rotto. E so anche cosa è successo ieri. Ho incrociato un camion uscito da un cantiere che aveva caricato uno scavatore e quando è partito mi ha praticamente rovesciato addosso un sacco di sassi. Quindi ragazzi, guardate che taglio, magari ve lo faccio vedere dopo quando mi fermo, anzi è meglio che ve lo faccio vedere dopo. Intanto noi proseguiamo per la nostra prova di autonomia su strade extraurbane. E che dire, può succedere anche un imprevisto dopo tanti mesi e tanti chilometri così. Quindi adesso dovrò capire come sostituire questo vetro, perché non si può riparare, perché è proprio un taglio trasversale che parte dal cofano anteriore e sale. Dopo ve lo faccio vedere bene. Oggi non prendiamo l'autostrada come vi ho anticipato qualche minuto fa, ma proseguiamo per la strada del Fadalto, strada molto nota, molto conosciuta qui in provincia di Treviso. Quindi niente autostrada, ma si prosegue di qua perché la prova è tutta in strada extraurbana. Penso sia la prima prova che porto sul canale con queste caratteristiche, quindi vediamo come si comporta questa macchina con i consumi d'estate su strade appunto che non sono autostradali. Sono curioso, vi ricordo che ho il 57% di batteria. Speriamo di non trovare troppo traffico la domenica, ormai sia andare al mare che in montagna diventa un po' complicato. Nel frattempo prezzi della benzina alle stelle, stiamo parlando di 2 euro per il diesel e 2,06 per il gasolio. Allora, il software di Tesla prevede che con una batteria iniziale del 56% dovremmo arrivare al lago di Braies con il 22%. Intanto vediamo se ci azzecca e poi cerchiamo di capire se anche riusciamo a fare il viaggio di ritorno senza ricaricare, ma solamente sfruttando la frenata rigenerativa, quindi la ricarica in fase di discesa. Io presumo che possa essere possibile andare su e tornare senza ricaricare, però sappiate che abbiamo comunque un succabor caricatore che è a metà strada, quindi potrebbe essere che se c'è bisogno possa ricaricare di qualcosina, come potrebbe essere anche che arriviamo giù al suc che vediamo che abbiamo la batteria necessaria per arrivare fino a casa. Questa strada, ragazzi, è purtroppo tristemente nota per l'utilizzo che ne fanno alcuni motociclisti che pensano di essere in pista e per questo purtroppo sono successi anche dei brutti incidenti. È vero che è una strada che invoglia anche correre perché è abbastanza dritta e lineare, solo che oggigiorno il traffico non perdona, quindi bisogna cercare di andare piano. Gianni Bugno, giù. Ragazzi, ma ve lo ricordate voi Gianni Bugno? Penso che correva quando io avevo 10, 12, 13 anni, 14, credo. Non so perché mi è venuto Bugno, ma era un mito.
Raga, facciamo pausa panini. Andiamo a prendere due panini perché poi se no sul lago è un casino a mangiare. Vedete che spettacolo. Siamo al Conad. Prendiamo due pucce e un po' di speck. Se troviamo qualcosa. Abbiamo preso giusto due cosettine. Non ho esagerato, ho preso un po' di affettato e un po' di pane per pranzare sul lago. E ritorniamo alla macchina. Ciao Joy, sei disperato? Guardate che spettacolo questa montagna. Siamo a Pieve di Cadore e abbiamo appena finito di fare il rifornimento. Però di cibo, non di batteria e neanche di benzina. Nel frattempo il nostro viaggio sta proseguendo e abbiamo percorso fino adesso, adesso vi dico subito, abbiamo percorso circa 60 km fino adesso, mancano 55 km all'arrivo al lago di Braies e abbiamo il 37% di batteria. Questo significa che fino adesso abbiamo consumato un 20%. Senza dilungarsi troppo con tanti dati, arriviamo al lago, ormai manca un'ora, scarsa un'ora, troviamo un bel posticino dove iniziare a pranzare e poi vi faccio subito un bilancio per quanto riguarda questa andata e cercheremo di capire se la batteria che ci resterà, che software di Tesla stima che arriviamo con il 23% di batteria. Cercherò di capire se questo 23% di batteria mi sarà sufficiente per ritornare, visto e considerato che il ritorno è tutto in discesa. Quindi ragazzi, potrebbe proprio bastare, ma andiamo a vedere poi con i numeri in mano. Da Cortina al lago di Braies sono 46 km. Adesso imbocchiamo la strada per Dobbiacco, direzione Dobbiacco, e appunto fra una cinquantina di minuti siamo arrivati al lago. Un lago bellissimo. Se non ricordo male, è il lago che hanno utilizzato per fare girare la fiction con Terence Hill, Don Camillo. Ragazzi, non arrabbiatevi se ho cannato il nome, ma io per i nomi non sono proprio bravissimo. E devo dire che nel frattempo sono anche soddisfatto perché Joy è diventato veramente bravo. Lui è qui, tranquillo, nel suo tappetino magico che non fa danni ai sedili nel coppello di Tesla. E avete visto anche l'inizio del video, vi ho fatto vedere velocemente come l'ho montato. Ci vogliono veramente pochi minuti e si protegge tutto il retro della macchina. Tra l'altro non vi ho ancora parlato di questo accessorio che ho montato, ma uscirà un video dedicato dove vi farò vedere l'unboxing e dove faremo delle considerazioni. E parleremo anche sull'utilità e sulla validità di una soluzione di questo tipo, visto che ce ne sono anche altre. Ad esempio un'opzione era quella di valutare di pellicolare pellicole specifiche il vetro, cosa che però io sinceramente ho voluto evitare proprio perché la pellicola poi è soggetta anche al degrado, può anche insomma scollarsi o creare dei problemi. Dopo un po' di mesi che è su, quindi ho preferito prendere le tendine diciamo maneggianti interne. Vediamo se ho indovinato. Arriverà un video dedicato, anzi ne verranno un paio su questo argomento, quindi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Se ritenete utili questi video, io continuerò a produrli. 208 e 210 la benzina e olè, in avanti. Chissà dove arriveremo con questa benzina, con questo gasolio. Lo so che sta aumentando anche l'elettricità, non è che sono che vivo sull'isola di Pasqua, è così, purtroppo sta aumentando tutto. Arrivati a Dobbiacco, mancano 16 km per raggiungere il lago di Braies, che si trova sostanzialmente a Balposteria. Adesso l'incrocio giriamo a sinistra e quindi continuiamo la nostra prova di autonomia. Devo dire che sono soddisfatto dei consumi perché siamo al 29% e questo significa che fino adesso abbiamo consumato un 26-27% di batteria all'incirca. Quindi siamo a metà. E presumo che con questo consumo, perché dobbiamo arrivare, mancano ancora 16 km, però presumo che si possa fare anche il rientro senza fare nemmeno una ricarica. Ma lo scopriremo naturalmente insieme. Adesso nel frattempo ci gustiamo questo panorama che è veramente splendido, una bellissima giornata anche se diciamo non è proprio limpidissimo. Sono 28 gradi ed è comunque, queste zone qui sono sempre delle zone bellissime. Abbiamo appena passato adesso quei pascoli all'aperto, veramente bello, bello, e la montagna veramente dà sempre un senso di serenità. Non so voi cosa ne pensate, preferite il mare o la montagna? Volete farmelo sapere? A me piace anche molto il mare, ma d'estate, domenica, a parte che penso che anche oggi faremo una bella coda nel rientro a casa, ma preferisco evitare le località al mare perché purtroppo da noi, penso un po' anche dappertutto, si creano delle code infinite. E anche se abbiamo la Tesla con il cruise control adattivo che fa tutto l'aereo, ragazzi, mi stufo in colonna, mi stufo. Preferisco fare 100 km in più che non farmi un'ora in colonna. E voi? Andiamo avanti. L'ultima volta che abbiamo fatto questa strada stavamo andando in Olanda, ad Amsterdam, ad
il periodo di marzo. Invece oggi ci dirigiamo verso il lago di Braies, che è a 8 km da qui. Ragazzi, è talmente bella questa strada, sembra di essere in un videogioco, una finta. Quasi arrivati, manca poco meno di un chilometro. Adesso andiamo a vedere dove parcheggiare. So che qui ci sono diversi parcheggi. Proveremo a parcheggiare sul parcheggio quello più vicino, se non è troppo pieno. Questione di comodità. Vediamo se troviamo spazio. Che oggi è domenica, è bella giornata, tanta gente in giro. Infatti, qui è full. Joy, sei contento che siamo arrivati? Dai, che adesso stanno uscendo i ragazzi che ci lasciano il posto. Raga, se vi interessa qui il parcheggio, 8 euro un giorno. Economico, no? 8 euro al giorno. Perfetto. Arrivati. Andiamo a fare un bilancio. Ho fatto un mezzo pasticciotto, nel senso che mi sono dimenticato di azzerare il trip A e il trip B quando sono partito, però quando mi sono accorto ho fotografato i dati del viaggio corrente. Quindi andiamo a sommare questi 118 km con i 20 km che avevo percorso prima, quindi il totale di questo viaggio è 138 km. Abbiamo praticamente consumato 20 kW ed un consumo medio di 169 watt-ora per chilometro. Vi ricordo che questi sono dati di una prova in extraurbano. Adesso abbiamo come rimanenza di batteria il 24%. E con questo 24% dovremo fare il rientro verso casa, quindi saranno altri 138 km. Questa volta però mi sono ricordato di azzerare i dati di viaggio, vedete ho azzerato il trip B che è a zero, e quindi al rientro avremo i dati precisi sui viaggi di rientro e potremo fare un bilancio totale. Allora, per ricapitolare, 138 km con 20 kW, con clima acceso, oggi sono 27 gradi, cerchi per 19, Tesla Model 3 Long Range. Adesso ragazzi io tiro fuori la busta che ho preso al supermercato con i panini e tutto, ci cerchiamo un posto qui in mezzo in qualche pinetto. E andiamo a fare pranzo, poi prendiamo Joy, il drone, andiamo a fare un giro sul lago, una passeggiata e poi si rientra. Allora seguitemi se volete vedere ancora il lago, è veramente uno spettacolo della natura. Quello che avete in mano non è un idrante e per terra non c'è un incendio. Dove sono secondo voi? Sono nei bagni. Usciamo. Ciao Joy. Abbiamo fatto i panini, siamo pronti per andare verso il lago. C'è Joy che fa un po' di capricci, non vuole camminare perché si vede che è caldo, povero. E andiamo. Ci sono un po' di adesivi dei vari viaggiatori che sono passati di qua. Vediamo se c'è qualcuno che conosco. Nessuno che io segua su YouTube ha attaccato un adesivo qui al lago di Braies. Allora, c'è un cartello che mi inquieta un po', che stravolge il mio programma della giornata. Ve lo faccio vedere subito. No, picnic. Questo significa che non posso consumare i miei panini? Vediamo, perché questa è una cosa che mi dispiacerebbe molto, il fatto di non poter venire a fare un picnic, mangiare un panino camminando lungo il lago. Vediamo. Ciao Joy. Adesso preparatevi perché Joy farà, secondo me, farà il marasma oggi. Noi siamo qui. Questo è tutto il bacino del lago. Beh, se non ci siete mai stati, merita una visita, sicuramente. È interessante, bello soprattutto. Guardate che bello. Davvero molto bello il colpo d'occhio che c'è quando si arriva direttamente qui. E oggi è anche pieno di barche, imbarcazioni, si vede che si possono noleggiare e stare sul lago. Già inizia a fare un po' di concerto. Normale ragazzi, non bisogna preoccuparsi. Oh ragazzi, ma non è che qualcuno ce l'ha con me oggi? Guardate questo secondo cartello. No drone. E quindi io cosa me lo sono portato a fare? Guardate, ce l'ho qua. Quindi no picnic, no drone, no party. Però è appagante comunque questa vista. Joy cosa fa? Ha trovato il suo modo per rinfrescarsi. Esagerato. Attenzione perché adesso trovo il cartello no bagno per gli animali anche. Sicuro che c'è anche quello. No. Cosa stai fresco? Joy sul lago di Braies. È una cartolina, guardate. Joy, vuoi noleggiare una barca? Dai che andiamo, dai. Questa è la famosa struttura, la famosa costruzione in legno che si vede nella fiction che andava su Rai 2, adesso mi ricordo se su Rai 1, con Terence Hill che impersonava praticamente un prete. Adesso non ricordo ragazzi i dettagli, però so che è questa qui. Effettivamente è veramente molto molto bella.
Che passeggiata incantevole che c'è qui lungo il lago, veramente molto bella. Natura incontaminata. Joy vorrebbe buttarsi dentro in acqua per pescare, ma lo prende dopo. Guardate che acqua splendida. C'è anche chi cerca di fare il bagno. Non penso che l'acqua sia caldissima. Bravi ragazzi, coraggiosi. E birbante. Ma che dopo devi montare in macchina, eh? Ciao piccolo. Sembra finto da quanto bello è. Unica cosa è che non troviamo un posto dove possiamo mangiare i nostri panini e quindi stiamo cercando adesso un posticino un po' tranquillo per fermarsi, anche perché ho visto che laggiù c'è un tavolo e ci sono persone comunque che stanno, mi sembra, mangiando, quindi in realtà credo che quel cartello no picnic fosse riferito a quell'area verde che c'era di fronte ai ristoranti e all'hotel, che vedo che qui ci sono persone che comunque si fermano e soprattutto lì stanno bivaccando tranquillamente. Che ne dite ragazzi, lo troviamo un posto o non lo troviamo? Dobbiamo trovarlo. Mangiare un panino con questo panorama è veramente bellissimo. Ragazzi, stiamo facendo tutto il giro. Dopo il panino ci sta una bella passeggiata. Guardate che spettacolo questo lago. Noi prima eravamo lì, stiamo facendo tutto il giro del lago. Proseguiamo con la nostra passeggiata. Sali e scendi intorno al lago, bellissimo. Raga, occhietone, è vero che non si può volare col drone, però oggi siamo anche fortunati perché abbiamo un punto di vista privilegiato. Guardate un po'. Pensate, nel drone però, camminando nella parte alta del lago si riesce a vedere molto bene ed avere un'idea. Alcuni passaggi sono un po' stretti, ma si può fare tranquillamente in famiglia, tutto in sicurezza. Che spiaggetta incantevole. Spiaggetta, sai, dai, chiamiamola spiaggetta. Cosa c'è qua? Vietato le mucche? Raga, è pieno di vieti questo lago. Scherzavo. Oh. Già hai trovato l'acqua e quando già trovi l'acqua è felice. Che acqua oggi. Del lago in alcuni tratti si trasforma in una piccola galleria d'arte moderna o di arte. Guardate che queste opere in pietra hanno un nome, aiutatemi voi magari a ricordarlo. Ragazzi, conclusa la passeggiata della salute, un'oretta abbondante di cammino e adesso ripianifichiamo il nostro itinerario per tornare verso casa. Starò ben attento ad azzerare il viaggio, me l'ho già fatto prima, quindi per rientrare abbiamo i nostri, vediamo un attimo chi sta calcolando, 134 km in 2 ore e 15. Allora vi ricordo che in questo momento qua siamo praticamente con il trip B che corrisponde al nostro viaggio a zero e quindi possiamo ripartire con il 21% di batteria. Vediamo se questa batteria basta per fare i nostri 130 e rotti chilometri. 134. Partiamo. Joy è stanchissimo perché ha fatto una bellissima passeggiata, quindi è stra tranquillo. Che profumo di bosco. Benissimo. Che passeggiata salutare, ragazzi, è rilassante, ci stava. Adesso inizia il divertimento perché abbiamo parecchia discesa e inizia a rigenerare. Quindi vuol dire che la macchina ricarica la batteria in discesa. Per esattezza si vede proprio da questo indicatore quando accelero diventa grigio verso destra, quando mollo, vedete la barra diventa verde verso sinistra, significa che sta rigenerando. Nel frattempo, ragazzi, non vi ho fatto vedere, ma il taglio al vetro si sta aprendo, guardate, lì si vede. Mario, ve lo faccio vedere quando siamo arrivati. Abbiamo trovato un bel baretto, siamo appena partiti ma siamo già fermati. Un bel baretto dei colori particolari, un bel viola. Andiamo a bere un caffè, vediamo se c'è una fettina di torta, ragazzi. Guardate che robetta. Carino, eh? Tiramisù e uno strudel. Pit stop rapidissimo. Abbiamo preso una fetta di tiramisù e una fetta di strudel. Basta. Mi rendo conto che non parlo bene dei ristoranti, non di tutti. Però cambiamo discorso, guardate che bello. Sono perfetti questi campi, guardate come li tengono puliti. Bravi qui in montagna. Si riparte.
siamo di rientro, partiti da circa una quarantina di minuti. Abbiamo ancora 90 km da percorrere e siamo arrivati a Cortina. Allora, la batteria è il 14%, mancano 90 km per arrivare a casa. Ce la faremo? Non ce la faremo. Adesso però, da qui in poi, è veramente tutta discesa, perché dal lago di Braies fino a Cortina c'era il pezzo di salita per arrivare poi da Dobbiaco fino a Cortina. Ma adesso si scende. Quindi sono curioso di vedere se riesco ad arrivare a casa senza dovermi fermare a ricaricare. Restate con me e fra poco vedremo, una volta arrivati a casa, fare un conteggio di capire, vi dirò se mi sono fermato a ricaricare o meno, o meglio, se mi fermerò a ricaricare, lo vedrete. Joy è non stanco di più, sta dormendo come un ghiro dietro, dopo che si sta creando il giro al lago. Ragazzi, guardate cosa abbiamo dietro. Una bella Model Y bianca, stesso colore della mia. Guardate che bella, che imponente. Deve essere proprio nuova perché si vede che è ancora luccicante. Molto molto bella in strada. E noi abbiamo appena superato il supercharger di Borca di Cadore e appunto abbiamo deciso di non fermarci perché abbiamo visto che il software di Tesla ci dà come previsione il fatto che arriveremo a casa con il 6% di batteria. È un po' bassa, però per vedere appunto se riusciamo a percorrere questa strada senza ricaricare, va bene per fare questa prova. 13%, continuiamo a rigenerare in discesa e continuiamo verso casa. Qui ci sono un po' di cantieri per le Olimpiadi invernali che ci saranno qui a Cortina. Stanno con l'occasione risistemando un po' tutte le strade e c'era veramente bisogno. Poco passiamo sotto la diga del Bayon e non manca tanto perché mancano 39 km per arrivare a casa e abbiamo l'11%. Quindi tra poco vi dirò qual è il consumo totale di questo viaggio e le tempistiche di una prova di consumo totalmente in extra urbano, quindi senza autostrade. Essendo questa una prova di autonomia in extraurbano, naturalmente eviteremo l'autostrada anche a scendere e faremo la strada che abbiamo fatto all'andata. Quindi non imbocchiamo la 27 in direzione Venezia, ce la lasciamo qui a fianco e proseguiamo la nostra strada per la strada normale. Questo perché, ricordo a tutti, appunto, trattasi di una prova in extraurbano. Quindi ciao ciao autostrada e continuiamo per la strada normale. Ragazzi, siamo incappati in un incidente. Andiamo a vedere un po' cosa è successo. È un incidente, penso, un po' brutto. Porca miseria. E ci hanno bloccato qua. Speriamo che non ci siano conseguenze troppo gravi. E aspettiamo. Siamo in compagnia di un po' di motociclisti. Allora, ragazzi, un'ora, quasi un'ora in colonna per un incidente che abbiamo trovato per strada con il clima acceso. Questo sicuramente influirà sulla batteria, sulla prova di ricarica. Guarda, ho fatto un frontale praticamente. Guardate che intanto che colonna si è creata. Vabbè, noi abbiamo 25 km per ritornare a casa. Come ho detto, adesso siamo fermati quasi un'ora in colonna, forse qualcosa meno di un'ora, mezz'ora è abbondante, 40 minuti. Con il clima acceso, YouTube, stiamo guardando un po' di video nel frattempo, quindi un pochettino insomma inciso, ma non credo tantissima roba. E adesso abbiamo ancora 29 minuti, 25 km, batteria all'8%, quindi stiamo sicuramente rientrando a casa senza ricaricare. Poi vi do tutti i dati del consumo di questa prova in extraurbano. Siamo appena arrivati. Allora, innanzitutto la batteria è molto scarica, ma questo lo sappiamo. Allora, siamo arrivati innanzitutto senza fare un'ulteriore ricarica. Andiamo a vedere i dati di viaggio. Siamo arrivati con il 5% di batteria e in totale abbiamo percorso nel trip B 137 km con 10 kW e con un'energia media, ragazzi, di 73 Wh per chilometro. In totale a questi 255 aggiungiamo gli altri 20 km, quindi siamo a 275 km con poco più di 30 kW ed un consumo medio di 117 Wh per chilometro. Quindi praticamente devo dire che a livello di consumi non è andata per niente male, perché avere un consumo medio, insomma, dovremmo fare la media tra questi due, magari la metto alla fine del video, però mi sembra che ho fatto 275 km con un totale di 40 kW, quindi direi che non è per niente male. Bene ragazzi, spero che questa ulteriore prova di consumi vi sia utile per fare le vostre valutazioni. Io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Se vi fa piacere iscrivetevi al canale così mi supportate e ci vediamo alla prossima. Ciao!